Ciao a tutti amici, mi chiamo William Bruno e benvenuti nel mio cortometraggio in cui ho trascorso 100 giorni di fila a fare scherzi a tutti i miei amici senza lasciare loro un minuto di tranquillità. È probabilmente il progetto più grande del mio canale e ho anche perso i capelli durante il processo, ma questa non è la parte peggiore. Io vorrei iniziare con uno scherzo per il quale sono finito in prigione. Ragazzi, come ricorderete, io e Gerasiov abbiamo fatto una scommessa da $10,000. Chi avesse ottenuto per primo 3 milioni di iscritti al suo canale avrebbe vinto $10,000 da chi non fosse riuscito a ottenere 3 milioni di iscritti. Beh, in pratica Bruno ha vinto, sì, è con grande margine. Io non ho ancora 3 milioni di iscritti e Bruno ne ha quasi 3,5 purtroppo. E quello che sta succedendo ora è solo grazie al sostegno che ho ricevuto da voi, che avete creduto in me e vi siete iscritti al mio canale. Quindi Bruno, mantengo la mia parola ed ecco esattamente $10,000. Mi congratulo. Per i soldi, grazie a te e grazie a chi ha premuto quel pulsante rosso per iscriversi. Beh, indovina un po', se un giorno mi batterai in termini di iscritti, allora ti restituirò $20,000. Oh, bene, bene. Ok ragazzi, iscrivetevi anche voi al mio canale e magari così ci ridate i soldi. Dipende tutto da te. C'è un problema? Mani dietro la schiena. Può almeno spiegare cosa sta succedendo? Ho detto cosa mani dietro la schiena. Può almeno spiegare. Corruzione. Quale corruzione? Questa non è una tangente. Ecco, assicurati che la telecamera lo riprenda. Questa non è una pustarella. Bruno, sei tu? Cosa sta succedendo? Ecco, riprendi i soldi riprendi. Ma sono i miei soldi. In macchina, portali in dove macchina. Ci state portando? Perché io che cosa ho macchina, fatto? Macchina. Non vado da nessuna parte. Macchina, non vado da nessuna parte. Nessuna parte. Ma cosa vi aspettavate? Che fosse solo uno scherzo, eh? Che succede? Non vado da nessuna parte. Nessuna parte. Ragazzi, è pazzesco. Non ci vado. Era safety, farò uscire, porterò un avvocato. Carice, sta scherzando. Vengo con un avvocato, non preoccuparti. Auto della polizia, è uno scherzo. Perché ci stanno trattenendo? Io non capisco. Forza, forza, dai, io non su. Non vado, la polizia, forza. Non vado. Dovete spiegare. Passerei perché 24 ore in custodia della polizia. Zitto. Potete almeno spiegare perché ci dai, stanno arrestando. Vuoi non che lo usi lo spray? Perché? Dai, su, sali. Almeno chiudete il capannone. Perché? Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Voglio il mio telefono, dammelo! Chiama mia madre, dai, diglielo! Sto chiamando! Dove andiamo? Ci state portando! Dove andiamo? Diteci! Senti, non lo so, ecco! Stiamo andando in prigione! Perché? Perché ti ho dato $10,000 e ora vado in prigione! Dobbiamo uscire in qualche modo, è uno scherzo o qualcosa del genere, non lo capisco! Forza, scappa! Usciamo, usciamo! Oh, cavolo! 1-1, i sospetti si stanno muovendo, seguiteli! Accidenti, sono riusciti a scappare. Dobbiamo chiamare un elicottero, altrimenti siamo fregati. Dalla macchina della polizia siamo fuggiti come il vento, ma non dall'elicottero. Siamo stati rinchiusi in carcere per 2 settimane. Io lo conosco bene perché ci sono stato 4 anni. Ha scontato la pena, 15 giorni, niente di che. A proposito, forse ve ne sarete accorti, ma c'è un bug su YouTube. Per me e per i miei amici non funziona il pulsante di iscrizione. Ora è proprio rotto. Cioè io clicco, ma il pulsante rimane rosso. Ma ho sentito che per alcuni utenti speciali questo pulsante funziona ancora. A quanto pare io non sono speciale. Ad ogni modo potete provare e verificare se il pulsante funziona anche per voi, perché il mio è rotto. Se funziona fatemelo sapere nei commenti, così saprò che qualcun altro ha questo pulsante funzionante. Oggi ho deciso di fare uno scherzo alle chiappette di Artyom e il peperoncino è proprio quello che ci serve. Era un giorno qualunque, sono andato a lavarmi. Perché mi stai riprendendo? Lasciami fare una doccia, ok? Posso fare una doccia per favore? Ma ho già iniziato a fare la doccia e oggi voglio fare uno scherzo alle sue mutande. Che chiusa! Uffa! Non c'è serratura che non possa essere scassinata. Volare, oh, cantare. Per questo scherzo ho un peperoncino molto piccante. Un fuoco. Non mi aspetto che Artyom cerchi di scoprire cosa c'è nelle sue mutande. Ecco. Oh. Ecco un bel po', ma non troppo per evitare che sospetti. Quando le indosserà saprà cosa significa la parola ustione. Ecco fatto, ora restituiamogli le mutande. Mutande.
ora dobbiamo solo aspettare. Cos'è questo? Perché le natiche bruciano? Zaffi. È uno scherzo o cosa? Sto bruciando come se fosse all'inferno. E come facevo a sapere che era la biancheria di Zaffi? Ah, ma sono le tue mutande. Ah, le mie. Ma lì c'è Artyom. Zaffi! Dove sei andato? Non abbiamo finito di lavarci. Quindi quelle erano le mutande di Artyom, giusto? Quindi... Ah, ma come? Oggi è martedì, quindi sono andato a fare la doccia. Sì, facciamo la doccia insieme, risparmiamo acqua, perché non abbiamo molti soldi. È martedì, noi risparmiamo l'acqua. Cosa fate qui? Dove stai andando? Ad alcune domande io non voglio proprio sapere la risposta. Beh, sì, insieme a Safi, che allora è come se vivessimo in un dormitorio. Scusate, ma ci vuole una vita per aspettare il proprio turno, capite? Abbiamo l'acqua calda solo il martedì, quindi dobbiamo fare la doccia insieme. Sono 3 settimane che non faccio scherzi a Gerasi Off, ma non c'è tempo per rilassarsi, perché ho pronti degli scherzi per tutti. Perché una volta che ho iniziato a farvi uno scherzo, non c'è modo di fermarmi. Per farla breve, ho appena rubato le pantofole di Gerasi Off e sono sicuro che vorrà ritrovarle. Ma qui lo aspetta un nuovo scherzo. Sto camminando su questo freddo cemento qui dentro e lui ha preso le mie pantofole. Bruno! Sì, fratello, cosa? Dove sono le mie pantofole? Le pantofole dove sono? Ora tutti possono vedere i miei calzini strappati. Mi sembrano a posto. Ecco, dove sono le mie pantofole? Ecco le tue pantofole, fratello, sono lì. E perché diavolo le hai messe qui? È uno scherzo, Gerasio. Che razza di scherzo è questo? Può essere divertente all'asilo? Mi ha inchiodato le scarpe con del nastro adesivo, qualcosa? E quindi che cosa? È bello? Divertente? Comunque ho trovato uno scherzo su TikTok. È molto facile da fare, ma non sono riuscito a farlo bene al primo tentativo. In questo momento Safik1234 sta giocando a Stand Off 2. E io voglio fargli una piccola sorpresa. Visto che stiamo facendo 100 giorni di scherzi, dobbiamo farlo pure no? È così che si fanno gli scherzi. Beh sì, spiego cosa sto per fare e poi lo faccio. Quindi non sto facendo uno scherzo a te, ma a Safik. E se a Safik gli racconto tutto? E allora lo scherzo non funzionerà. Artyom, quando fai uno scherzo a Safik non glielo dico, giusto? Ok, io me ne vado. Artyom a volte si comporta in modo molto strano, ma questo non mi impedirà di fare uno scherzo a Safik. Voglio preparare una tazza di caffè per Safik. Per questo abbiamo bisogno, indovinate un po', di caffè. Ah, un ottimo profumo! Perché lo scherzo funzioni bisogna fare un po' di magia sul caffè. Ho qui della pellicola da cucina. Noi la avvolgiamo con cura intorno alla nostra tazza di caffè. Proprio così. E la capovolgiamo con destrezza. Si è rovesciata un po', ma va bene così. Ora abbiamo una tazza di caffè capovolta che se la sollevate si rovescia tutto sul pavimento. Ma in questo momento potete vedere che è effettivamente capovolta. Quindi dobbiamo fare un piccolo trucco. Questa panna montata ci aiuterà a farlo. Ora sta arrivando. Qui non si tratta più di un semplice caffè, ma di un ottimo cocktail che Safik non potrà mai rifiutare. Quindi ecco, glielo portiamo. Beh, credo che si debba fare in modo diverso. Cioè, questo scherzo deve essere preparato proprio nel luogo in cui lo si vuole fare. Comunque, da quello che ho capito, è meglio fare questo scherzo proprio sul posto. Perché una volta che il bicchiere è stato messo qui, è tutto, non si può spostare. Penso di aver preparato tutto, spero funzioni. Certo, era rischioso. Avrei potuto rovinare la sua tastiera, il suo mouse, il suo computer, tutti gli apparecchi elettronici che ha nella sua stanza a causa di questo scherzo. Ma è andato tutto liscio. Beh, ora Safik mi ode e basta. Ciao, pronto, pronto? Sì. Ok, ok, va bene. Sto tornando e Bruno è già qui, è molto strano. Pensavo che volesse aiutarmi a giocare. Guarda, io ti ho portato del caffè. A proposito, ciao, è vero, non ci eravamo nemmeno salutati. È così, io ho giocato qui tutto il giorno, e tu? No, stavo solo prendendo un caffè per te, niente di più. Wow, un caffè per me? Beh, per chi altro potrebbe essere? Siamo solo io e te qui, e il caffè io l'ho già preso. Ah, va bene, dai. Ah!
E questo è stato un... I sono tutti bagnati. Perché la tazza? Perché l'acqua? Il mio tappeto è tutto bagnato. Cioè, ecco perché sono 100 giorni di scherzi. Quindi tutti saranno scherzati. Quindi ecco a te, Safik. Non avrei mai pensato che qualcuno facesse uno scherzo. Va bene, dai, ciao, sbrigatela da solo. Io ho invitato Gerasiov a girare uno spot e abbiamo passato l'intera giornata a fingere di girare un vero spot. Ma in realtà sto facendo uno scherzo a Gerasiov. Siamo in studio con Gerasiov in questo momento. Gerasiov è passato oggi e stiamo girando un bel video con lui. Ma adesso è ora di pranzo. Ho pensato che a questo punto l'ultima cosa che si aspetta è uno scherzo. Beh, in un certo senso avrebbe dovuto, perché ho intenzione di fare uno scherzo a tutti. Ora sta andando alla mensa e tornerà tra pochi minuti. Beh, l'unica fonte di cibo che abbiamo vicino allo studio è questa mensa. E lì il cibo è sempre freddo, anche se si tratta di un tè, beh, è freddo anche lui. Quindi bisogna riscaldarlo. E quando Gerasiov cercherà di riscaldare il suo pranzo, sarà lì che lo attenderà il mio scherzo. Adesso capirete tutto. Sono venuto nello studio dei ragazzi e non mi hanno dato da mangiare, come al solito. E non solo non mi hanno dato da mangiare, ma la loro mensa è sempre cibo freddo. Quindi cosa faccio adesso? Esatto, lo riscaldo. Dove posso farlo? Il mio pollo preferito. Ora capisco dove scaldarlo. Bruno, che ci fai qui? Bruno, che diavolo? Volevo solo scaldare il pollo. Ed ecco di nuovo questi scherzi. Siamo al pollo, dannazione. Eccolo a te. Il mio pollo! Che cos'è questo? Non mangio, non bevo, mi prendono in giro! Che cos'è questa cosa? Non ho persino rotto il microonde! Facci piano con il pollo, è delizioso! E dove lo scaldo adesso? Si è distrutto il microonde! Guarda, ci hai fatto un buco qua! Ma è tutto per uno scherzo, tipo 100 giorni di scherzi! Cosa? 100 giorni! Quanto? 100 giorni di scherzi, sì! Un video di un'ora di scherzi! È il pollo! Riscaldiamolo comunque, amico! Qui c'è il fornello... Ecco qua, scaldalo tutto bene. Ok. Ok, preparo gli oggetti di scena laggiù. Ora riprendiamo le riprese. Come faccio a scaldarlo ora? Ok, aspetto, altri due pezzi. Beh, no, questo è troppo sporco. Questo è ancora buono, sembra gustoso. Ragazzi, sei rimasto lì solo per 5 minuti. Sciacquatelo con acqua in questo modo e poi va a mangiare. Proprio sul fornello. Ora lo giriamo. Ragazzi, devo aggiungere anche il tè a questo delizioso pollo, va bene? Amico, c'è una sfida che dobbiamo fare insieme a te, quindi sbrigati! Ma iniziato a scaldarlo! Dannazione, Bruno, che mi prende! Sempre a filmare! Non c'è nessuna sfida, invece, preparo solo un nuovo scherzo! C'è un doppio scherzo in arrivo, quindi andiamo! Ok, l'importante è che Rasiamo non torni prima del tempo. Di cosa si tratta? Arshine è venuto ancora qui, in realtà non c'è nessuno, sono appena arrivato per... beh, una specie di fregatura. Bruno! Non c'è nessuna sfida qui! Mi hanno ingannato di nuovo, dannazione! Se sono andati tutti e non posso nemmeno mangiare il mio pollo! Ragazzi, credo si sia bruciato! Fantastico! Che succede? Succede? Bruno! Cosa? Che l'hai fatto al pollo? Cos'è questo? Deficiente! Io stavolta non ho fatto niente! Volevo solo mangiare del buon pollo! Che cosa sono tutti questi scherzi, amici? Non capisco! Ho perso il mio pollo! Almeno c'è il tè! Bello, vuoi finire il tuo pollo adesso? Bruno, le tue battute non sono affatto divertenti. Con te non si mangia, non si beve, non si riposa, niente. Gerasiov comunque ha apprezzato questo scherzo. È stato davvero divertente. Ma non so proprio cosa fare con questa tazza. Beh, a quanto pare era bloccata qui. Ma non è tutto per quanto riguarda gli scherzi a Gerasiov. Oggi vedrete molti più scherzi di quanti ne possiate vedere su qualsiasi altro canale. Perché, beh, per 3 mesi di fila io non ho fatto altro che fare scherzi ai miei amici. Devo ammettere onestamente che purtroppo alcuni di questi scherzi ho paura di mostrarli su questo canale. Molto probabilmente il mio canale verrà cancellato dopo che li avrò pubblicati qui. È una bastonata totale. Postare video di questo tipo su questo canale è una mossa molto rischiosa per me. Ma vi offro un accordo: se riuscirete a mettere 300.000 like a questo video, allora prima di tutto riavrò i miei capelli, me li farò ricrescere come erano. Beh, ecco cosa intendo, ricordate, erano piuttosto fini. E in secondo luogo posterò tutti gli scherzi
che mi pento di aver fatto. E potrei anche pentirmi di averli postati. Ma un patto è un patto. 300.000 like riporteranno in vita il vecchio taglio di capelli e riveleranno uno scherzo segreto. Kerasiov ha deciso di fare un po' di pulizia, io con lui. Ragazzi, semmai sono sempre io, William Bruno. Sono solo travestito da spazzatura per fare uno scherzo spaventoso a Kerasiov. In questo momento sta ripulendo il suo capannone, quindi sarà qui a breve. Credo che sarà divertente. Non che io sia un rifiuto, ma a volte mi hanno chiamato così nei commenti. Ah, ragazzi, c'è sempre della spazzatura nel capannone, perché ci sono così tante persone che lavorano qui tutto il tempo che non ho il tempo di portarla via, sapete? Ci sono anche Bruno e Ash. Chi sei? Sono io, William Bruno. Che tipo di marciume è questo? Ehi, sei fuori di testa? Ciao, fratello. Che ci fa nel mio sacco la spazzatura? Te ne prendo uno nuovo. Mi sono addormentato sul tuo divano e mi sono svegliato qui. Credo che mi abbia buttato via qualcuno. Che cos'è, una battuta? Quale battuta? Io Quale dico battuta? Sul serio, qualcuno mi ha buttato fuori. Beh, ha fatto bene. Cosa ci facevi in un sacco della spazzatura? Non capisco che tipo di scherzo è questo. Una specie di scherzo? Che stupido. Ma no, bello scherzo. Che cos'è, un altro scherzo? Una nuova assurdità? Quello col pollo era bello, ma almeno era qualcosa che era venuto in mente. Non so, questa è la mia opinione. Io volevo spaventare Kerasiov. Beh, in realtà è molto difficile da spaventare, ma comunque è possibile. Ragazzi, questo sarà probabilmente lo scherzo più sconvolgente mai fatto ad Artyom. Per quanto riguarda l'essenza, beh, ve la spiego subito. Sentite, Artyom ha un succo di frutta preferito che, beh, a volte va al frigorifero quando è annoiato e lo beve e basta. Ma questa volta c'è una trappola che lo aspetta. Affinché lo scherzo abbia successo, dobbiamo prima svuotare tutto il succo che c'è dentro. Potrei berlo e basta, ma non mi piace il sapore della pesca. Qui faccio un piccolo buco, poi prenderò un bel palloncino dei colori vivaci e lo metterò all'interno di questa confezione succo. Lo fisso sul collo, in questo modo. Ora riempio completamente il palloncino d'acqua per creare pressione all'interno del succo di frutta. Ma come faccio a farlo? Oh! Oh cavolo! Certo, ora sono un po' inzuppato d'acqua anch'io, ma tutto sommato dovrebbe andare. Quando Artyom aprirà questo succo di frutta, sarà ricoperto d'acqua e soprattutto riporterò il succo al suo posto, come se non fosse successo nulla. Ma questo non sarà uno scherzo ordinario, sarà doppio, perché dopo che Artyom si sarà bagnato, naturalmente vorrà pulirsi il suo bel visino. E lui ha solo un asciugamano che usa in questo appartamento. E questo, ed ecco il mio secondo scherzo, è qui che lo aspetta. A prima vista, questo scherzo sembra abbastanza semplice, ma oggi scherzi facili non ce ne saranno. Solo un po' di succo e lì c'era una trappola. Artyom è cascato nella prima parte dello scherzo. Non ha idea che questo è soltanto l'inizio. Dato che sono sporco, devo pulirmi, giusto? Quindi vado in bagno. Tutta la mia faccia, cavolo! E l'acqua è fredda adesso. L'asciugamano è coperto di pepe o cosa? Bruno ha rovinato l'asciugamano! Com'è possibile? Era un doppio scherzo, Artyom! Sono sempre due passi avanti! Cosa c'è che non va nella tua faccia? Cosa c'è che non va con la tua faccia? Cosa con la mia? Tu hai carbone su tutta la faccia, vedi? Ho messo del carbone proprio in questo asciugamano! Il tuo prank si è rivoltato! Avrei dovuto lavarmi la faccia prima dello scherzo. Dannazione, c'è solo un asciugamano con cui posso pulirmi. Non ce ne sono altri. A volte non tutti gli scherzi vanno secondo i piani. Anch'io sono un essere umano. E sì, sono cascato nel mio stesso scherzo. Ma ragazzi, faccio scherzi da oltre 13 anni. E in questo periodo ci sono stati abbastanza esempi di cose che non sono andate secondo i piani. Una volta ho persino fatto esplodere la mia stessa Mercedes rossa per errore mentre facevo uno scherzo. Vi ricordate che una volta Artyom ha fatto la cacca in mezzo alla stanza in onore del raggiungimento di 3 milioni di iscritti? Non è stato piacevole. Comunque il giorno dopo mi ha regalato una vera classe G. Quella costa $400.000. Oh!
Andiamo. Oh amico, sono così dannatamente soddisfatto di questa macchina. Eh certo, costa 400.000 euro. 400? Sì. Sì, ho chiuso le porte, è solo un beep. Ascolta, Bruno. Cosa? Ci sono dei cespugli qui. Quali cespugli, eh? Devo fare la pipì, tieni la telecamera. Stai andando a fare pipì adesso? Ci sono dei cespugli, stiamo aspettando Safi comunque. Vado a fare la pipì, ok? Ok, fai pure. Ragazzi, ora è il momento. Sì. E cosa? Devo prendere la giacca. Quando è che torni? Oh, se n'è andato. Ragazzi, non so se siete a conoscenza o meno, Marteo Marishnev mi ha regalato oggi questa bellissima classe G. Una fantastica classe G grigia. Beh, solo per un mese, ma comunque, beh, sono così contento. Particolarmente quando ho fatto uno scherzo ad Artyom usando quest'auto. E questo regalo ovviamente è semplicemente fantastico. Io non ho parole, non so come ringraziare Artyom. A meno che non gli regali davvero una Lamborghini. Voglio dire, per onorare il raggiungimento dei 3 milioni di iscritti. A proposito, mi ha regalato questa macchina per i miei 3 milioni di iscritti, è un bel regalo, vero? Ma, comunque, pur sempre la maratona dei 100 giorni di scherzi. Ecco, perché non posso fare a meno di farti uno scherzo oggi, non se ne parla proprio. Artyom, mi dispiace, ti prego, ti capisco, mi hai fatto un grandissimo regalo oggi, e io a te un prank. Safik, perché ci hai messo così tanto? C'è Artyom tra i cespugli in questo momento. Comunque, abbiamo pochissimo tempo, Safik. Dobbiamo fare uno scherzo fantastico. È uno nuovo, 100 giorni di scherzi, ricorda. Guarda cos'ho qui. Comunque, ecco in cosa consiste lo scherzo. Ovviamente è un'auto nuova di zecca, io non voglio rovinarla. Ma per il bene dello scherzo possiamo fare un po' di spettacolo, ok? Questa è panna montata, ecco come si presenta. Ora la spruzzerò proprio qui, nel tubo di scappamento. Riempito completamente il tubo di scappamento con la panna. Siediti accanto a me, aspettiamo Artyom. Safik, assicurati che Artyom non sappia che sei qui, perché capirà subito che si tratta di uno scherzo. Dai, nasconditi nel bagagliaio per ora, ok? C'è posto lì dentro per te? Senti, per ora resta nel bagagliaio. Lo scherzo avverrà tra 2 minuti e poi basta, uscirai. Tutto qui, ma per ora non farti beccare, ok? Aspettiamo che Artyom finisca di fare pipì e poi possiamo farlo. Arriva Artyom, spero che vada tutto bene. Amici, mentre facevo la pipì, un cane si è avvicinato molto, mi ha quasi sbranato. Andiamo Bruno, forza. Aspetta Artyom, ascolta, qui non so cosa ti è successo, la macchina non va. Cosa c'è che non va? Cosa vuoi dire? Beh, il tubo di scarico, proviene un rumore, non capisco cosa possa esserci di sbagliato. Che rumore, eh? Beh, qualcosa sta succedendo. Adesso vado a vedere. Sì, vai, vai, guarda bene, scendi fino al tubo. Ora ragazzi, diamo gas. Cosa hai fatto? Beh Artyom, capisco, mi hai fatto un regalo così sì, bello. Sì, ti ho regalato una macchina nuova e tu mi hai fatto uno scherzo, eh? Sono 100 giorni di scherzi, Artyom. Oh beh, se te la rovesciassi tutto nel salone. No, non farlo. Ti piacerebbe, non, se faccio qui un bel casino, non farlo, eh? C'è qualcos'altro che gocciola. Come sempre tutto va secondo i piani. Beh, non completamente, a volte. Ma questa volta è andato tutto bene. E se faccio così la sparo sul soffitto, ti piace? Beh Artyom, te lo concedo. Puoi anche imbrattarmi il tettuccio. Artyom, mi hai rovinato i capelli, devo rasarli del tutto ora. Pasha Shiriaev, per risparmiare sui soldi dell'affitto, vive nel nostro studio. E visto che non paga l'affitto, ho deciso di dargli una piccola lezione. Beh, forse non proprio una lezione, ma almeno uno scherzo. Gli farebbe bene un po' d'acqua, no? Ragazzi, cose del genere possono succedere nella vita. Quindi ora devo vivere nello studio con i ragazzi perché mia madre mi ha cacciato di casa. Ho fatto un piccolo errore, non ho rispettato degli accordi con lei, non ho lavato i piatti. E lei ha preso tutto così seriamente. Vabbè, comunque non importa, dai. Non vi racconterò i miei problemi. Comunque stavo dormendo, Pashka dorme sempre nel nostro studio e voglio motivarlo a dormire nel suo letto, sai? E per farlo lo prenderò un pochettino in giro. Sarà uno scherzo incredibile, mi ha detto Shaman. Me l'ha consigliato lui. Ok, l'importante è non svegliarlo troppo presto. Buongiorno Pashka. Sono 100 giorni di scherzi, Pasha. Congratulazioni per questa festa. Ma perché? Che va avanti da 6 mesi.
Credo di avere qualcosa nell'orecchio. C'è del ketchup e della pasta. Ma quale ketchup e pasta? Dai, volevo solo dormire, stavo lavorando solo. Io e i ragazzi lavoriamo e tu dormi sempre solo. Quindi, beh, almeno ti sei tirato un po' su, no? Fa così freddo qui, ragazzi, non riesco. Hanno staccato anche l'acqua calda, non so da chi andare. Vorrei andare da degli amici normali. Ah sì, ti facciamo una tazza di tè, andrà tutto bene. È solo uno scherzo, Pascia. Non so come comunicare con loro dopo questo fatto. Immaginati, a casa mia ti andrebbe bene. Pensa, se dormi a casa tua, io dormo qui a casa mia. E poi ti viene rovesciato addosso ogni sorta di spazzatura. È talmente umiliante. Quando finiranno questi dannati scherzi? Ragazzi, io amo tutto il cibo, lo sapete. Una volta ho anche lavorato al servizio di consegna di cibo a domicilio. Adoro tutte queste cose da sgranocchiare. Sono un cuoco di quinta generazione. Ve lo dico io. Cari amici, oggi vi mostrerò la mia zuppa di carcio che preparo sempre. Mio zio, che vive in Georgia, mi ha insegnato a prepararla. Per prima cosa avremo bisogno dell'ingrediente più prezioso. Ha lo stesso valore dei pulsanti di iscrizione per un blogger. Sono due chicken burger. Se fanno le patatine con tutti i gusti esistenti, perché non possono avere anche le zuppe, eh? Adoro fare la zuppa di hamburger. Dovreste provarla almeno una volta. È così deliziosa. Ora dobbiamo solo prendere una pentola. Bisogna prepararla in anticipo e accendere il fornello. A proposito, quando togliete il coperchio della pentola, dove lo mettete? Vado spesso persone che lo mettono così, anche se in realtà si può lasciare così, insomma. Funziona con qualsiasi pentola, ragazzi. E diciamo che se lo proverete in cucina, forse potrete mostrare questo suggerimento anche a vostra madre. Se funziona, iscrivetevi al canale. Prendiamo l'acqua, versiamo e apriamo i nostri deliziosi hamburger. Ok, guardate. Ecco, mettiamoli. Semmai non c'è bisogno di girarli più di tanto, quindi non preoccupatevi, non c'è problema. Ok, ora le verdure. Come si dice, legna da bruciare, tutto si può cucinare. Nel frattempo vado a controllare cosa sta facendo Safik, se è riuscito a costruire il nuovo video. È solo che io sono sempre in cucina e Safik è lì a lavorare con martello. Io ve lo dico che la mia zuppa piace proprio a tutti. Pasqua, non vedo l'ora di assaggiarla. La zuppa di hamburger è il mio piatto preferito. Non potete neanche immaginare quanto mi piace quando io devo mangiarla. Ma ogni volta che Artyom arriva e vede che ancora non abbiamo fatto colazione, decide di prepararla per noi ragazzi. Credo di avere tempo per ora. Il fatto è che Artyom prepara questa zuppa ogni fine settimana e lui poi fa mangiare a tutti questa stramaledetta roba. È impossibile davvero da mangiare. Dico sul serio, guardatela. Due burger in acqua bollente. Non è neanche possibile lontanamente. Non ha nemmeno un buon odore e il sapore è peggio ancora. Quindi questo scherzo non solo sarà interessante, ma farà bene a tutta la nostra comunità, perché questa zuppa non piace a nessuno. Preferisco stare a digiuno per un mese intero piuttosto che provare questa zuppa. Ho preso questa specie di catena per salvarci tutti da questa roba, ragazzi. Wow. Oh, ragazzi, ora Artyom non potrà dare questa zuppa a nessuno, perché beh, io ragazzi ho salvato tutti. Sappi che mi ringrazierà. Gli hamburger sono buoni, ma la zuppa di hamburger è controversa. È un po' come fare la cacca alla mia festa. Sì, Safik, sei alto 5 metri e deve essere completamente tutto rosso. È venuto malissimo per ora, un disastro. Ehi, che fine ha fatto la mia zuppa? Si è rovesciata tutta. Mi sforzo sempre di cucinare per i ragazzi. L'hanno persino stracotta di proposito. Hanno alzato il volume al massimo. Anche se io ho una ricetta esclusiva, bisogna cuocere solo per 2 minuti e poi per 10 minuti. Bruno, sputa il rospo! Cosa hai fatto alla mia zuppa? Cos'è successo? Dai, eh! C'è anche un codice, insomma. Ma che razza di serratura? Aspetta, avevo un flessibile da qualche parte. Sì, ce l'avevo qua da qualche parte. Come si chiamano quelli? Attrezzi, attrezzi, ragazzi. Come si chiamano? Oh. Adesso, ragazzi! Oh, adesso apriamo! Oh, vediamo, vediamo!
fatto? Non capisco come fanno i miei ragazzi, i miei amici, soprattutto Bruno, rimarranno senza la mia deliziosa zuppa. Avete visto com'è magro? Nessuno gli dà da mangiare a casa e Safik sta usando il martello, ha tanta voglia di mangiare. Abbiamo degli uomini qui, penso che lo apriremo in qualche modo, con un flessibile o qualcosa. Bashka ha finalmente lasciato il nostro studio da 2 settimane, almeno così ci ha detto. Ma l'ho visto dormire in una scatola impenetrabile. Quindi gli farebbe decisamente bene un secondo scherzo. E la cosa più bella è che i miei amici mi aiuteranno a farlo. Anche Bashka è mio amico, ma non è il suo giorno fortunato. Anche oggi è un giorno di scherzi. Ragazzi, questo sarà uno degli scherzi più eccezionali di sempre. Perché prima di tutto Artyom mi aiuterà e non sappiamo nemmeno chi prenderemo in giro. Perché lo scopo dello scherzo è questo: chiunque attraversi per primo quelle porte verrà cosparso di farina. E io della soda qui. Basta che non sia la mamma di Artyom a passare di nuovo. Inoltre Pashka dice che va sempre a un allenamento di basket. Non è che Pashka assomiglia a un giocatore di basket, ma dubito che al McDonald's giochino a basket. Allora torno dall'allenamento di pallavolo. Mi piace molto giocare a pallavolo e ho preso una nuova palla enorme per fare punto. Allora penso di andare in studio, visto che vivo qui da molto tempo, e ho scoperto che non sono l'unico. Ehi ragazzi! Che state facendo? Oddio! Allora, com'è andato l'allenamento, Pash? Giusto, c'era anche Safik. Era un triplo scherzo con la farina. Pasha, buona giornata del basket. Oh, grazie ragazzi, pensavo ve ne foste dimenticati. E chi se lo dimentica, eh? Ok, io me ne vado. Andiamo, Safik. È da molto che vive qui. Forza, vado anch'io. Ma cosa è successo? Perché? Io non ho fatto niente. Non lo so, è stata un'idea di Artyom. Ragazzi, guardate quanta farina hanno sprecato qui. Ci si potrebbe fare tanta pizza, delle frittelle tonde, cavolo. Delle crepe. Non so cosa ho fatto a questi ragazzi, ma... Vado anch'io nella mia stanza, cavolo. Dico io, ma fate qualcosa di decente, non queste sciocchezze. Io per esempio raccolgo i tombini e poi li porto tutti quanti ai ferri vecchi e farò un sacco di soldi, ecco. E questo è uno degli scherzi più sperimentali. Sono circa le 12 e mezzogiorno e i nostri ragazzi stanno per pranzare, ma ho deciso di far loro uno scherzo mettendo questo enorme pallone in mezzo alla cucina. Come potete vedere non è facile raggiungere il frigorifero, quindi probabilmente oggi saranno senza pranzo. Spero che oggi non ordino una consegna. Ho letteralmente sbarrato l'accesso a tutta la cucina. Ragazzi, sto morendo di fame, non vedo l'ora di mangiare. Wow, una telecamera qui, abbiamo una specie di set per le riprese o qualcosa del genere, a che serve? Lo farò solo dopo aver mangiato, mi faccio un buon pasto e poi... Tu! Mi prendi in giro! Non so se sia uno scherzo o cosa ragazzi, ma William Bruno è all'interno, non mi lascia avvicinare al frigorifero. Uffa! Come hai fatto ad arrivare lì, eh? Io ho un duplicato della chiave! Devo andare al frigorifero, fammi passare! Bene, ecco il frigorifero, entra pure adesso! Io! Ma l'avete visto? Ciao Artyom! Entro in cucina e c'è questo pazzo di palla! Ma che scherzi sono? È un piccolo scherzo, uno scherzo. Come lo sgonfiamo? Non proviamoci, apriamo una finestra e buttiamolo fuori. No. Fuori, ragazzi, fuori. Dobbiamo fare qualcosa. Ti metto sotto adesso. Per quanto possibile, in realtà, lo scopo di questo scherzo è che Bruno ci irriti in qualche modo e quindi è entrato prima in questo enorme pallone e sta lì. Lì c'è Safik. Aiuto, Artyom, sono bloccato qui. Cosa vuol dire bloccato? Dico sul serio, cavolo, mi ha bloccato contro il muro. Andiamo. Allora, cosa? Aspetta un momento. Adesso, vediamo. Ma ragazzi, vi sto disturbando o cosa? Non ha pensato a una cosa. No. Sgonfiamo William Bruno. Sapete una cosa? Ogni volta che entro in quel pallone finisce sempre molto male. Porca vacca. Opa. Oi. Mettila di giocare. Sono io il pranker. Ragazzi, spero che io e Artyom lo sgonfiamo per bene. Buttiamolo in un contenitore della spazzatura. Ma quale contenitore della spazzatura? Smettetela di sgonfiare il pallone. Ecco, forza. Adesso sarà uno scherzo divertente. Dove mi stai portando, Artyom? Noi adesso andiamo a mangiare.
mangiare. Tu esci, fai come vuoi. E così io e Safika abbiamo cacciato questo idiota per sempre, se mi perdonate il francesismo. Avete visto come si è rasato la testa, eh? Ah? Mi sono rasato la testa una volta e ti è piaciuto, vero? Gli dico sempre, bella rasatura, top. Voleva sempre farsi crescere i capelli. Io gli ho sempre detto, Bruno, il tuo viso sta meglio con un taglio corto. Te lo dico io, con questo taglio assomiglia a Brad Pitt. Almeno non mi hanno buttato nel lago come l'ultima volta. Ciao, Paccia. Sì. William Bruno. E cosa diavolo è questa cosa? È un pallone, l'ho preso su AliExpress. Ma come? Io devo andare in bagno, infatti stavo andando in bagno ed eccoti qua, sdraiato sul pavimento. Ragazzi, portate via Bruno per favore, devo andare in bagno, cavolo. Ragazzi, per favore, toglietelo da lì, devo fare pipì, cavolo. Chiudi, chiama la polizia. Basta così ora, è davvero grave, non devo fare solo pipì, anche la cacca. Ok, procedi pure, Paccia. Ma come devo fare, cavolo? Basta, ora faccio la cacca qui e ora. Proprio qui. Non riesco a entrare, quindi la faccio qui. Senti, spegni quella dannata con la mano. Esci, esci, vai via, via. Baciano, baciano. Grazie per esservi uniti a noi. Grazie per con voi oggi. Oggi girerò il tanto atteso video che tutti mi avete chiesto. Oggi metteremo alla prova la mia auto, la mia Chevrolet Camaro. Sostenete questo video con i vostri mi piace e assicuratevi di farlo subito, perché lo sto girando per voi dalle 3 del mattino. Ho avuto questa idea da solo e sono qui da solo. Vedete quel puntino bianco dietro i barili? Sono io, ragazzi. Per ora Grasioff non sa di essere solo nel capannone. Ora colpisco prima il cofano, perché dovrebbe essere la sezione più robusta. Quindi al mio 3 cominciamo. Vediamo adesso. E chi è? Chi è quello? Chi è questo? Immaginate, sono tutto solo nel capannone e poi vedo qualcosa. Che cos'è? Che diavolo è questo, santo cielo? Chi è questo? Qualcuno mi ha chiuso in bagno e mi ha inseguito con l'ascia dentro il capannone. Siete dentro il mio capannone, capite? Aspetta, aiuto! Alex, sono io. Ehi, Alex, vieni fuori. Perché sei seduto lì? William Bruno. Vabbè, sai cosa? Resta lì. Vieni qui! Ma è uno scherzo! Ma quale scherzo? Che razza di scherzo è questo? Dai, Alex, cosa c'è che non va? Alex, Grasioff, che ti prende? Dai! Alex! Sto girando un video! Anch'io sto girando dei video, per i ragazzi, per gli iscritti! Sto girando un video! Aspetta! Fermo lì, bastardo, idiota, vieni qui! Lo lascerò andare in giro in mutande. Se pensate che i suoi scherzi siano davvero divertenti, dateci 300.000 like a questo video e io farò Bruno scherzo per un mese. Un mese, per un mese farà Bruno gli scherzi più duri, più brutali. Darò fuoco al suo appartamento, troverò tutti i suoi soldi e li getterò nel lago, così. Quindi ragazzi, 300.000 like lo faccio, ve lo prometto. Ragazzi, stiamo girando video proprio ora. Entrate, entrate. E io mi sto nascondendo nel nostro magazzino, così Artiom verrà a cercarmi. Ma qui lo aspetterà un altro scherzo, perché è impossibile vivere senza scherzi, soprattutto mentre siamo impegnati nella sfida 100 giorni di scherzi. Quando Artiom verrà a cercarmi, ci sarà un enorme sacchetto di patatine. E poiché Artiom ama le patatine, non perderà occasione per prenderne un po'. Ma lì ci sarà qualcosa da aspettarlo. Questa bella macchinina lo aspetterà all'interno del sacchetto. Quando Artiom prenderà le patatine, io spingerò il gas. Vediamo cosa accade. Ragazzi, all'epoca ci stavamo preparando a girare un video su Cartoon Cat. Non potevamo immaginare che questo video sarebbe diventato così popolare. Bruno, dove sei? Sono qui, sto mangiando patatine qui. Bruno stava lì e mangiava. Anche io avevo fame. Cosa hai detto? Mangio patatine. Andiamo più veloci, dobbiamo girare un video. Andiamo, forza. Sì, so cosa su, dobbiamo. Andiamo. Ah, cos'è sta roba? Metto la mano e lì una macchina. Piano, piano, piano. Cosa c'è, Artiom? Bravissimi! Ora mettono dei giocattoli così grandi nei sacchetti di patatine. Mi ricordo che c'erano tutti i tipi di piccoli magneti, sai, piccoli giochini. E ora ci mettono le macchine, non ci credo. Dai, sto scherzando, Artiom. Ecco, dai, serviti pure. Va bene. Ah! Ah! Ho
messo una trappola per topi in quel pacchetto. Artyom non è un topo ovviamente, ma è caduto in questo scherzo. C'era una trappola per topi dentro, cavolo! Quel dito qui l'ho quasi perso, sembra un topo! Mi fa ancora male il dito dopo l'ultima volta! Dopo l'ultimo scherzo? Sì, me lo ricordo! Non è divertente! I tuoi scherzi sono pericolosi per la mia vita! Ne vuoi? Fermati, Artyom! Fermati! Aspetta, dove stai andando? Io sono qui! Dove stai andando? Devo fare il video, lasciami andare! Fermo! Puoi prenderlo! Ecco, Dov'è scappato? Non ho nemmeno acceso quell'affare! Ragazzi, vi ricordate quando Artyom mi ha fatto uno scherzo? Mi aveva invitato alla mia festa per celebrare i 3 milioni di iscritti al canale. Quando stavo andando lì a tutta velocità, indossando il completo più bello di sempre, quando sono arrivato c'era solo cacca. Artyom ha cagato su tutta la mia festa. Quindi ora gli restituisco il favore. Ma che diavolo stai facendo? Cosa sei, fuori di testa? Non è nemmeno un prank. Cioè, capisco la cacca, ma perché la pipì? Perché l'hai pipì, eh? Cosa? È uno scherzo, è solo uno scherzo, Artyom! Mi hai chiamato a una festa e ci hai cagato sopra, così ora piscio in tutta la tua stanza. È solo una bottiglia con la mia pipì, non sono pazzo a fare come te. Oh sì, e come faccio a sapere che c'è solo succo di frutta? Forse hai fatto la pipì nella bottiglia e l'hai chiamata succo. Dammi questa bottiglia subito. Ma non è succo, Artyom. Ti dico che ci ho fatto la pipì dentro in anticipo, sai, per non destare sospetti. Non è succo, Artyom. Ma dai. L'ho assaggiato per vedere se avevo ragione oppure torto. Adesso vediamo. Sì, beh, non è un succo, credo. E alla fine mi sono sbagliato. È quello che sto dicendo, è uno scherzo. Ho fatto la pipì su tutto qui. Guarda, ho fatto la pipì sul tuo letto. Ora devi cambiare il tappeto perché puzza. A volte le cose non sono esattamente come sembrano. È un video di YouTube, è una bottiglia d'acqua. Ma ci ho fatto la pipì lo stesso, sì. È molto sporco. Puoi tenerla. È una cosa molto sporca da fare. Beh, tutti gli scherzi sono un po' simili. Pulisci subito la mia stanza. Perché parli come uno stupido? Io? Stupido? Dai, prova. È succo. Ti dico che non è succo di frutta, te l'ho detto. Ok, rimani qui da solo in questa stanza piena di pipì. Ragazzi, siamo stufi degli scherzi di William Bruno, quindi ho deciso di fargli un bel prank. Ricordate, la catena che indossa da 6 mesi è la catena che gli ho regalato io. Avete capito? Non indovinerete mai cosa ne ho fatto. Che tipo di trattamento disgustoso ha ricevuto da me. Ragazzi, ho comprato questa catena come regalo di Natale per William Bruno, ma prima di regalargliela dovrò profanarla. Guarda. È quello che si merita dopo tutti i prank che ha fatto con me. Questa cosa è così disgustosa e così sporco, ragazzi, che schifo. Ragazzi, è il momento dei regali adesso. Siete pronti? Ok, come ti chiami? Bruno, prendi. È per me? Sì, per te. No, è incredibile. Vale tipo $100,000. Ecco, come ti sembra? Guarda, ti sta molto bene, soprattutto con quella giacca rossa. Sei davvero figo. Bene, andiamo a registrare qualche gameplay di Brawl Stars. Porca miseria, amico, d'ora in poi la indosserò sempre, un regalo di Natale. Sì. No, ragazzi, guardate, è così stilosa. Bruno, ti piace questo scherzo? Ti piace essere preso in giro, Ti piace, Rispondimi, ti piace o no? Pensavo fosse solo una catena. E hanno visto tutto cosa ha fatto con quella catena. Non puoi nemmeno immaginare che cosa ha visto. È così disgustoso. Ma schifo. Ragazzi, cliccate su questo video mentre io sistemerò qualche cosa. Artyom, perché l'hai fatto? Perché lo fai? Ai, fermati, ai. Venga, clicca su quel video.